because I shine all night underneath it. E bella gente ragazzi, sono Gibra che sono qui oggi, tornato, visto che abbiamo, come notato, raggiunto i 100 like e ho superato anche i 100 like sull'ultimo video dove vi presentavo quelli che erano i tasti e le sensibilità e le periferiche che utilizzava Buga. Vi avevo chiesto anche che player avreste voluto vedere nel prossimo episodio, ve lo richiedo oggi. La scorsa volta ha vinto Mongrel, infatti oggi sono qua a portarvi la sua sensibilità, le sue periferiche, le sue impostazioni. Come vi dico sempre, ricordo che sotto trovate tutti i minutaggi di ogni cosa che vi serve. Ricordo inoltre che io streamo praticamente tutte le sere da lunedì a venerdì. Se avete piacere di venire in live, faccio anche circa due volte a settimana la live reaction ai vostri video, quindi se avete piacere di essere visti lasciate un bel follow se siete nuovi, se no comunque giusto per informarvi faccio questo. Partirei subito con le impostazioni video. Allora, Mongrel gioca con schermo intero, risoluzione 1080 ovviamente, limite frame rate gioca 240 fps, poi gioca con luminosità 109%, contrasto interfaccia utente 1,09 e, cosa importante, gioca con deuteranopia con forza e daltonismo a 10. Passiamo poi alle impostazioni video importanti. Lui ha, allora, come vedete sotto di me, lui ha risoluzione 3D 100% ovviamente, poi ha distanza visuale lontano, poi ha tutti no e ridotto, ovviamente no, ridotto. Poi altra cosa importante, ha il V-Sync no, il motion blur no, o mostra FPS sì, ovviamente DirectX 11 fino a quando non la sistemeranno, e consente di rendere in multithread ovviamente sì. Passando poi alle impostazioni, qua lui ha scatto predefinito ed importante, poi cose importanti, tieni premuto per scambiare no, ha praticamente tutto no, ovviamente al turbo building, altre cose importanti che potrebbero servirvi direi di no. Scala interfaccia lui mi pare abbia 0,80 e qualcosa, 85 se non ricordo male, poi qua tutto sì, tutte le impostazioni quasi. Passiamo ora alla sensibilità, che penso sia una delle cose che vi interesserà di più. Ha sensibilità a SIX 5,4, a Simpson 5,4%, sensibilità appuntamento 24,4, sensibilità mira 24,4, quindi tanta roba. A differenza di Buga, lui gioca con 800 dpi ed è per quello che, se volete semplicemente sapere l'equivalente della vostra sensibilità con la loro, basta che semplicemente dividete i dpi per quanti ne avete. Ad esempio, l'altra volta Buga aveva, mi pare, 400 dpi, non mi ricordo, forse 13%. Se volete andare a vedere la sensibilità giusta, basta che cliccate sul video, sull'altro video di Buga. E lui ha 800 dpi, quindi se volete fare un paragone con la sensibilità, basta semplicemente che prendete gli 800 dpi di Mongrel, li dividete per 2, diventa 400, quindi semplicemente moltiplicate la sensibilità di Mongrel per 2, e viene 10,8, mentre Buga va 13, qualcosa, perché al diminuire di dpi diminuisce la velocità del mouse, quindi ci vuole una sensibilità più alta, è un inversamente proporzionale. Per quanto riguarda invece le cose audio, mi pare giochi con musica a 0, effetti sonori eccetto vocale a 100, sequenze no, poi gioca con qualità audio elevato, cuffie 3D no, tutto il resto direi che non c'è niente di importante. Ora passiamo però alla parte che penso sia anche molto interessante per voi, che sono i comandi. Allora, lui gioca con WASD normale, poi salta con spazio, corso automatico potete mettere quello che volete, raga, non vi preoccupatevi tanto, tasto che premete con l'altra mano, ad esempio io lo faccio con la mano destra, quindi vedete cosa volete. Accovacciati lui mette control di sinistra, poi passiamo alla parte calda. Lui ovviamente spara e mira con il tasto sinistro e destro del mouse, ricarica con T, raccoglie le cose con E e con la rotellina, con 3 scusate, e la rotellina mouse in su, quindi verso il più lontano da voi con la rotellina, tira fuori il piccone con E, la slow delle armi diceva molto strano, ma perché semplicemente tiene la tastiera in perpendicolare, non la tiene come Buga, la tiene appunto perpendicolare, utilizza 2QR4X, poi per quanto riguarda le buildings, lui utilizza il tasto del mouse laterale, quindi i tasti laterali il più vicino verso di voi, e
come muro, come pavimento, raga, qua è segnato N, ma semplicemente perché lui utilizza il tasto dei DPI. Perché in teoria sul suo mouse, che mi pare sia il G Pro se non ricordo male, c'è un tasto che è laterale ed è utilizzato per cambiare i DPI. L'unica cosa è che lui è solo che lui è impostato all'interno del software del mouse, è impostato il fatto che cliccando col tasto dei DPI è come se cliccasse la N. Quindi, perché se voi cliccate qua e volete cliccare il tasto di DPI, non ve lo raccoglie. Infatti, io lo sto cliccando e non lo sto tenendo. Adesso sto spingendo DPI, ma. Ok, non ve lo prende, quindi dovete mettere un tasto che non cliccate di solito, che è la N, però dovete poi modificarlo all'interno del software. Poi scala il pollice del mouse l'altro, quello che non utilizzate, quello che è più lontano da voi. Quindi il tasto laterale è più lontano da voi. Detto, utilizza il maiuscolo sinistra, quella che tanta gente utilizza per correre. Trappola C. Poi edita con F e resetta l'editing con la rotellina in giù. Ve lo faccio vedere anche per chi non lo sapesse, ma se voi, adesso ho i tasti diversi, non utilizzo questi qua. Una volta editato così, se voi volete resettare questa costruzione su PC, potete farlo ruotando la rotellina verso di voi. Fate così e ve lo edita. Vedete che è una cosa molto veloce. Adesso vabbè, con la sensibilità non mi trovo perché è completamente strano. Però, vabbè, comunque potete farlo così. Vediamo se riesco a farlo. Come cazzo si fanno i muri? Ok. Se io faccio. Vabbè, questa sensibilità è lentissima, quindi non riesco a fare niente. Però. Vedete che facendo così ve lo resetta. Basta andare in impostazioni, comandi. Andare in modifica costruzione, rotellina mouse giù. E metterlo anche qua, annulla modifica costruzione, tutto qua. Altre cose importanti direi che non dovrebbero esserci. Direi di no. Altre cose importanti no, direi che non ci sono più. Allora passerei, se vi interessa, a quelle che sono le sue periferiche. Lui utilizza un Acer, ovviamente immagino da 240 Hz. Non me lo fa vedere qua, ma ve lo linkerò io in descrizione. Tutti questi link qua io se ve li faccio vedere, ma vi lascio tutto in descrizione, così evitate di perdere il tempo di cercare tutto. Ah, il G402, lo Zowie con il mousepad, questa qua che è una delle tastiere migliori, costa tanto perché costa 229 euro, quindi not stonks, però è tanta roba. E ha poi le HyperX Cloud. Ma questo qua io vi consiglio di, se avete piacere, ve lo trovate in descrizione. Io vi lascerò in descrizione anche la versione economica, le versioni più economiche di quello che trovate qua. Così, tanto so che nessuno di voi comprerà mai una tastiera da 230 euro, però vi lascerò in descrizione le tastiere economiche che si avvicinano più a quel tipo di tastiere che hanno loro. Tutto questo lo trovate tutto in descrizione, raga, vi lascio tutto, non preoccupatevi. Ultima cosa, e poi vi lascio, vi faccio vedere un po' come gioca il buon Mongrel. Vediamo un po' se. Perché non, magari non tutti lo conoscono. Lui gioca con la tastiera rivolta verso sé. Allora, guardate, poi vi lascio vedere un po' di clip del Mongralone. Ve lo metto così, così riuscite a vedere tutto. Ok. Vedete come la tiene lui la tastiera. Adesso queste qua sono clip vecchie, però lui la tiene. Oh shit, ho sbagliato. Lui la tiene così la tastiera. Molto molto perpendicolare verso se stesso. Poi queste qua sono clip vecchie, però mettiamo le clip più nuove. Queste sono ancora clip. Guardate un po' come la tiene. Vedete quanto è perpendicolare a se stesso? Molto molto perpendicolare. Poi vabbè, è una bestia. Holy shit. Ah, raga, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Lui gioca con Edit on Release Off. Mi raccomando. Comunque, se avete qualsiasi tipo di domanda, basta che me lo chiediate in descrizione. Basta che me lo chiediate nei commenti, io vi rispondo più che volentieri. Detto questo, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito anche a lasciare un bel like, un commento e niente, raga. Ci becchiamo al prossimo video.